in collaborazione con Rolex, Suzuki, Comitti, Not Only a Boat e Lifestyle, Nautica, La Rosa dei Venti, artigianato del Lago Maggiore, Beneteau, Zar Formenti, costruito in Italia, disegnato con passione. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di questa puntata tutta dedicata alla motonautica. Nella prima parte abbiamo parlato di barche storiche da corsa dal Lago Maggiore, ora invece parliamo del Navigo, settima edizione, la nautica nel cuore di Milano, qui nella bellissima darsena dei navigli lombardi creati da Leonardo da Vinci. Vittorio Gargaglione, l'organizzatore del Navigami, settima edizione, la fiera della nautica di Milano. Grande successo, forse l'edizione più bella. Direi che per noi comincia da qua un altro percorso. Finalmente dopo 7 anni siamo arrivati in darsena. La darsena che è tornata ai milanesi dopo tanti anni, il simbolo della città, il porto della città, e non potevamo che festeggiare con questa bellissima giornata e con questi numeri. Navigami finalmente ha raggiunto il suo record, 42 imbarcazioni, e direi che siamo veramente soddisfatte. 42 imbarcazioni, ma poi decine di migliaia di persone milanesi che vivono e sentono la nautica proprio sotto casa. Assolutamente, anche perché come sapete Milano è la città con più patenti nautiche, con più armatore, quindi direi che non si poteva fare il regalo migliore ai milanesi. Grazie al dottor Gargaglione, noi presenza importante a questa manifestazione della Federazione Italiana Motonautica, che qui ha organizzato i corsi per i giovani piloti. Andiamo a vedere questo importante momento. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Presidente, una grande presenza della Federazione Italiana Motonautica a questo Navigami. Sì, di fatto abbiamo portato tutte le barche della nostra attività promozionale giovanile per i ragazzi delle scuole elementari con un gommoncino insieme all'istruttore da 6 cavalli, per i ragazzi della scuola media il gommoncino per 15 cavalli autonomamente senza istruttore, e il GT15 che va dai 14 anni ai 18. Quindi tutta la nostra attività promozionale giovanile è presente in questa manifestazione. Lo scopo della federazione è sempre più avvicinare i giovani alle corse, tanti sono appassionati di mare, di nautica, però vanno fidelizzati alla parte corsaiola, che è lo scopo della Federazione Italiana Motonautica. Certamente, difatti subito dopo la nostra attività di GT15 i ragazzi più interessati e anche dotati passeranno o all'OSI 400 o alla Formula 4 addirittura, che è proprio attività agonistica al 100%. Ecco, oltre al Navigami come si promuove la federazione? La federazione in sintonia col CONI in questo periodo organizza innanzitutto il trofeo CONI regionale, che è rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, per poi tesserarsi con le varie società sportive e effettuare attività agonistiche in campo regionale, nazionale e anche internazionale. Dario Garofalo, istruttore federale, uno dei più bravi ed esperti del settore dell'insegnamento della motonautica per i bambini, com'è questo Navigami? Non pensavo, io vengo dalla Sicilia e quindi venire al centro di Milano a fare l'istruttore è il massimo. È un grande successo. Sì, sì, non mi aspettavo tanto pubblico, e in effetti la darsena merita, è bella, sicuramente ci sono troppe barche oggi. Ci sono troppe barche, veramente animate, la federazione che fa tanto per promuovere questa disciplina ai giovani. Sì, sì, ci siamo ormai quasi 10 anni che ci mettiamo tutte le nostre forze e finalmente abbiamo una bella giovanile. Come fa un giovane per avvicinarsi alla motonautica, a parte qui il Naviga a Milano, nel resto d'Italia come può fare? Basta andare sul nostro sito, guardare la scuola di riferimento della regione, chiamare immediatamente mezzi, istruttori. In questo momento abbiamo tutto e in tutta l'Italia. Il sito è finconi.it e poi ci sono i vari comitati regionali. Sicuramente, rivolgetevi al nostro delegato o presidente regionale e lui vi saprà dare ogni informazione. Non poteva mancare Suzuki e la nautica, un bel evento e una bella presenza la vostra di Suzuki a questa importante manifestazione.
Sì, siamo ormai, diciamo, ospiti fissi del Navigami da diversi anni tramite i nostri concessionari di zona. È un evento molto particolare perché, se pensate che nel cuore di Milano, grazie ai navigli, si possano posizionare decine di imbarcazioni, addirittura anche uno volendo può muoversi nel naviglio in prova, chiaramente, insomma, non potevamo mancare, perché nella sua particolarità è un evento che comunque è diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario di Suzuki e ovviamente anche dei clienti di Suzuki. Suzuki, leader nel mondo dei motori, quattro ruote, due ruote e motori marini, è presente con il top della sua gamma e a bordo dei gommoni delle barche più belle. Sì, abbiamo deciso di esporre i nostri prodotti in acqua attraverso i nostri partner, che sono Zar Formenti e Beneteau. Quindi abbiamo due, diciamo, declinazioni, no? Di uso dei nostri motori. Le potenze sono medie grosse, 150 cavalli, diciamo anche il senza patente con 40 cavalli, insomma, ce n'è un po' per tutto. Grazie alla sinergia con i nostri partner riusciamo a offrire anche il miglior prodotto con la migliore motorizzazione possibile. Suzuki ha appena chiuso l'anno economico, anno record. Abbiamo avuto proprio negli scorsi giorni i dati del bilancio globale di Suzuki, sicuramente molto positivo. Come dicevi tu, Floriano, noi siamo un'azienda che produce auto, moto e motori marini, quindi grazie alla forza di Suzuki nei vari mercati, specie quelli asiatici, ogni anno miglioriamo i fatturati. Milano, capitale della moda, del fashion, del design, del lifestyle e ora della nautica. In questo paradiso non poteva mancare Beneteau. Certo, sono molto lieto di essere presente con le nostre barche, anche se con una presenza limitata. Ovviamente la nostra produzione è talmente ampia che non potevamo che portare due piccoli esempi, anche legati alla dimensione di questo spazio acqueo. Comunque mi riallaccio a quello che lei ha appena finito di dire, è effettivamente bello poter collegare in una capitale mondiale come Milano non solo quello che è storicamente la moda e il design, ma anche la nautica, quindi la nautica che vive di un momento di prestigio che spero che sia apprezzato sempre di più dai milanesi, perché in fondo questa non è che un'ennesima edizione di un qualche cosa che sta dimostrando di essere apprezzato dalla clientela e dagli appassionati. Beneteau è un marchio mondiale nato in Francia ed è uno dei pochi, forse l'unico, a essere leader nei due mondi, il motore dei motori e il mondo della vela. Certo, dunque Beneteau innanzitutto ha 132 anni di storia con una continuità di gestione di proprietà quotate in borsa, è il più grosso gruppo mondiale in termini di fatturato, unendo lo fatturato vero con quello motore, ha una poliedricità di marchi. Comunque Beneteau è il leader all'interno di questi marchi ed è quello che dà nome al gruppo. Beneteau evidentemente è leader nella vela mondiale da ormai direi un ventennio. Stiamo cercando, perché bisogna essere corretti, di assurgere ad un'analoga posizione nel mondo del motore, dove ormai siamo tra i primi 5, diciamo, al mondo. Certo, il nostro target è quello di riuscire a gemellare la leadership non soltanto nella vela ma anche nel motore. Dove ci organizziamo dai più piccoli, dai 5 metri, fino attraverso la Monte Carlo Yacht, che è l'ultima nata dei cantieri del gruppo, fino ai 30 metri. Quindi, diciamo, la nostra offerta si orienta in tipologia di utenza, quindi dalla barca per la passeggiata, il day cruiser, la barca da pesca in una concezione sia piccola e quindi per gli appassionati sia un po' più professionale, ai motor yacht di piccola, media e grande taglia. Milano, capitale del design, non poteva mancare Christian Grande, uno dei designer più in voga nel mondo della nautica. Oh, grazie. Sì, in effetti è particolare questa cornice che vede così ospitare sui navigli in Darsena queste barche. È emozionante, c'è un contesto un po' inusuale, per cui sicuramente tutto viene valorizzato in modo differente, i colori cambiano gli scenari, no? I fondi. Simpatica come situazione. E voi siete presenti con Invictus, con una bella gamma, con le barche ultime nate, di ultima generazione. Sì, diciamo che siamo qua come Invictus, ho disegnato diverse cose che sono esposte qua in fiera, fra cui appunto Invictus, ed è un marchio nuovo, un marchio, insomma, su cui ho lavorato molto negli ultimi 2 anni, abbiamo sviluppato una gamma interessante, una collezione di prodotti che vanno da 9 metri fino a 6 metri e mezzo, quindi una diversificazione, diciamo, dimensionale, anche un po' tipologica. Abbiamo prodotti, come vedi qua,
diciamo di tipo gran turismo, un po' speciali e prodotti un pochino più facili, se vuoi, per mercato più semplice. E poi la mano di Christian Grande anche nel new concept di questo Navi in settima edizione. Sì, diciamo è stato un primo tocco di stile su queste coperture che vogliono essere un'onda, un elemento insomma abbastanza inusuale per dare continuità al Navigami, che vuole, insomma, vuole riscattarsi rispetto al tempo passato sul naviglio proprio. Ed è un primo cenno, poi l'anno prossimo sicuramente seguiranno insomma, passi più decisi per mostrare questo intendimento. Piero Formenti, vicepresidente Ucina, una fiera qua a Milano molto bella e importante. Milano, la capitale del design, della moda e del fashion, non poteva che non essere la capitale della nautica. Sì, sono molto contento di essere in questa fiera perché rappresenta un po' quello che è la nautica lombarda, la nautica milanese, anche se ci sono alcuni cantieri espositori non solo lombardi. Devo dire che è bello essere qua tutti insieme nella nuova darsena milanese, così glamour come direbbe qualcuno, nel centro della movida milanese con i nostri modelli. Noi presentiamo la nostra novità 2016 che è lo ZA 59 SL, ma soprattutto per la prima volta mostriamo al pubblico in Italia la linea Zarmini. La Zarmini che vediamo che alle sue spalle è fan 7, fan perché ci diverte, 7 perché la lunghezza. Certo, oltre a questo ci sono anche quelli un po' più lunghi, ma soprattutto ci sono altre linee, quindi la linea Air con il fondo a pagliolo gonfiabile ad alta pressione, la linea Alu che è in acqua per farlo provare a chi lo volesse provare, agli utenti, agli interessati, che è quello con i paglioli d'alluminio smontabili. Poi l'ultima linea che qua non c'è, verrà presentata al Salone Nautico di Genova, che è la linea Rib, quindi di piccoli gommoni, piccoli tender con carena in alluminio, che è un'assoluta novità per il mercato italiano in particolare. Lei di Motta Visconti, qua a Milano è venuto lungo il naviglio? E certo, da noi passa il naviglio, abbiamo quella che chiamiamo la conca in su e la conca in giù, che sono le due conche che creano i livelli che una volta servivano per creare la corrente, per portare i barconi che portavano i materiali fino qua per il Duomo di Milano e i materiali di risulta che li riportavano via nell'altro senso. Ed è navigabile, sono i navigli di Leonardo da Vinci? No. Ho uno scoop, Leonardo da Vinci li ha fatti, ma non è lui che li ha ideati. Ho scoperto recentemente da uno storico abiatense che è stato un abiatense che ha inventato le prime conche che sono state fatte nella zona di Vetegrasso, e da lì poi è nato tutto il sistema dei navigli che Leonardo da Vinci ha portato anche in altre parti del mondo. Selva Marine, nel mondo della nautica da 53 anni, un'azienda nata lombarda, valtellinese, non poteva mancare, Carlo, al Navigami. Un evento così nel centro di Milano sicuramente attrae l'attenzione di molti e noi non possiamo che non essere presenti, assolutamente, è obbligata la presenza. Selva Marine è forte in questi package motore imbarcazione. Esattamente, noi abbiamo una linea, più di una linea, abbiamo 6 linee differenti tra gommoni e barche, imbarcazioni. Usufruiamo di cantieri in tutto il mondo, a partire dalla Turchia, la Sicilia, ci appoggiamo sempre a cantieri esperti con una certa qualità e con i nostri prezzi dei motori il package risulta certamente molto interessante, soprattutto nelle entry level sui 6 metri. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sport Odor TV, puntata come avete visto tutta dedicata alla motonautica. Nella prima parte abbiamo parlato delle barche storiche da corsa, seconda parte invece del Navigami, la fiera della nautica nel cuore di Milano, giunta alla 7ª edizione, manifestazione che ha visto la Federazione Italiana Motonautica in prima fila qui proprio nel cuore di Milano, la mitica darsena. Grazie per averci seguito, l'appuntamento ritorna settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul nostro sito sportodor.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. Ciao e arrivederci la prossima settimana, Floriano Moboni. Questo orologio ha visto momenti che svaniscono in un attimo e momenti che restano impressi per sempre. Ha visto le peggiori condizioni e le migliori prestazioni. Ma solo a posteriori ci si rende conto che proprio in quei momenti si stava scrivendo la storia della vela. Non segna solo l'ora, segna la storia.
Fatti di Sport. Veneto. Sali in quota, avvicinati alle montagne del Trentino occidentale con Funivie e Seggiovie. Fino a settembre le località dell'associazione Schirama Dolomiti ad Amello Brenta ti aspettano per scoprire gli itinerari più belli. Se acquisti adesso lo ski pass stagionale del prossimo inverno avrai libero accesso agli impianti di risalita tutta l'estate. Vivi con noi una stagione di emozioni. Info su schirama.it. Con Rolex, Suzuki, Comitti, Not Only a Boat e Lifestyle, Nautica, la rosa dei venti, artigianato del Lago Maggiore, Beneteau, Zar Formenti, costruito in Italia, disegnato con passione.